Ad attendere il feretro di Paolo Giusto sul sagrato del Duomo San Lorenzo stamattina, maestre, c'erano i figli Alessandra e Andrea con i suoi adorati nipoti. Per lui fiori bianchi e rossi, anche a forma di cuore, l'ingresso accompagnato dal parroco Don Gianni Bernardi, che ha officiato l'omelia per l'addio al professore in pensione del Giordano Bruno di Mestre e allenatore del CUS Venezia, fondatore storico della polisportiva di Mogliano, morto a 72 anni lo scorso 1 giugno, dopo essere stato investito negli Stati Uniti mentre era in sella alla sua Harley. Molto conosciuto anche a Mogliano, dove è stato uno dei fondatori della polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile. «Eri un uomo nato e cresciuto libero», ha detto di lui la figlia Alessandra, ricordando anche la mamma venuta a mancare per un brutto male 20 anni fa. «Non sarà facile, papà, vivere senza di te. Già ora è molto difficile. Ma ora tu viaggia libero con la tua moto e la mia mamma. Il viaggio continua, papà. Ti voglio tanto bene, bambino mio, mi manchi tanto, Alessandra». Applausi e lacrime in un Duomo gremito di gente in abiti colorati, come dalle ultime volontà di Paolo, ricordate dai figli. E tante lacrime, comprese quelle delle sue ex allieve della pallavolo, le ragazze del 67. «Insieme manterremo vivo il tuo sport. Grazie Paolo». Un'altra omelia per Paolo Giusto verrà celebrata anche a Sanremo, dove si era trasferito da tempo.